Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi vi voglio far vedere queste nuove lampadine LED appena arrivate. Non sono lampadine per i fari, ma sono delle piccole plafoniere magnetiche che possono essere utilizzate per molte applicazioni. Ora vi farò vedere. Queste qui, ragà, le voglio montare sotto gli sportelli, che praticamente quando si apre lo sportello fa luce a terra. Praticamente sarebbero le classiche luci pozzanghere, luci cortesia, che sulla cascai mancano. Volendo si potevano mettere a corrente, però ora vi faccio vedere prima come sono, poi vi spiego meglio. Eccole qui, ragà. Ora vi faccio vedere subito come funziona una. Allora, ovviamente ora è spenta. Sono magnetiche perché passando questa parte qui magnetica sopra la lampadina si va ad accendere. Vedete, raga? Ovviamente mettendola di nuovo sopra si spegne. Quindi vorrei ricreare questa cosa qui sotto lo sportello. Quindi mettendo sotto lo sportello questa lampadina qui, poi in fase di chiusura verrà spenta, così, quando invece si apre lo sportello, si illuminerà a terra facendo l'effetto di illuminazione. In più, se restiamo lo sportello aperto, quindi non ci sarà più la chiusura tramite questo pezzo qui sopra, dopo qualche minuto si spegnerà da sola. Restiamo questa qui, raga. Ora vi faccio vedere quest'altra. Ovviamente sono a batteria. Qui vediamo la batteria. Andiamone a aprire una. Il costruttore da 3-6 mesi che la ricarica può durare. Poi vanno ricaricate. Ecco qui. E questa è la batteria sotto. Nella confezione esce anche il filo. Comunque sarebbe il classico filo per caricare i telefonini. Stessa identica applicazione. Ecco qui, raga, vedete? Si mettono a caricare e dovrebbero durare almeno 3-4 mesi. Nella confezione esce tutto l'occorrente. Qui vediamo il biadesivo da mettere sotto nella parte posteriore e anche l'adesivo per i piccoli magneti. Eccoli qui, raga. Che poi andremo a vedere meglio in auto dove metterli. E come vi dicevo, raga, questi servono proprio per evitare di passare tutti i cavi, i fili per portare i 12 volts nello sportello, perché dovrei prendere i 12 volts della plafoniera che illumina l'interno dell'auto per avere un giusto funzionamento, un corretto funzionamento. Ho visto questi tipi di luci qua, ho detto ma possiamo risparmiare tutto il lavoro perché è molto semplice da montare. Ecco qui. Dopo qualche minuto, anche ad esempio se restiamo lo sportello aperto, si spengono da sole. No, devo dire fatte molto bene. Si possono poi utilizzare per tante applicazioni, per diversi posti, anche in casa, ad esempio, dove meglio vogliamo, dove meglio ci possono servire. E dopo ricaricate, raga, possiamo di nuovo rimontarle. Basta rimetterle, ecco qui, così, e poi vanno in incastro. Ok. Ora che ci troviamo, raga, andiamo a prendere anche qualche misura. Sono
lunghe 5 cm e 3 come lunghezza e hanno uno spessore di 9 mm. Quindi non sono nemmeno troppo ingombranti e nemmeno troppo spesse. Ok, raga, io direi di andarle a montare e vediamo come funzionano. Andiamo. Ok, ragazzi, eccoci qui in auto. Come prima cosa andiamo a prendere i LED e mettiamo il biadesivo che è uscito nella confezione. Eccolo qui. E andiamolo ad incollare sotto il primo LED. Nel caso nostro, raga, vi consiglio di metterlo proprio verso un lato. Ecco qui, non proprio a centro, perché poi dove lo andremo a incollare non abbiamo tutta una base piana. E ora andiamo a incollare il magnete, quest'altro pezzettino qui. Prendiamo sempre il biadesivo che ci abbiamo già nella confezione. Eccolo qui. E questo qui lo mettiamo giusto al centro. Ecco qui. Ovviamente faremo la stessa cosa per l'altro lato. Ora andiamo a vedere dove posizionare il tutto. Ora, raga, andremo a incollare il LED qui sotto, proprio lungo questo bordo qui, raga. Non quello dello sportello, ma questo in plastica. La parte più doppia che noi abbiamo è solo questo punto qui, raga, dove c'è questa bombatura qui, è l'unico posto dove abbiamo più appoggio per andare poi a incollare il LED. Mentre l'altra estremità è troppo sottile, quindi credo che non reggerebbe. Volendo, raga, oltre a metterlo qui dove vi dicevo io, in questo punto qua, si può mettere anche qui sotto, lungo lo sportello, che abbiamo anche più appoggio. Però poi ci sono altri problemi. Per chi come me ha il battitacco, questo doppio, il LED non va, andrebbe a sbattere qui sotto, raga, vedete? Quindi per chi ha questo tipo di battitacco non è possibile metterlo sotto dove abbiamo la parte in ferro dello sportello. In più, anche per chi non ha questo battitacco qui, per far funzionare il LED si va a vedere questo pezzo qui, che poi bisogna posizionare lungo il lungherone qui della macchina. E quindi noi non possiamo assolutamente far vedere questo, è proprio antiestetico, molto brutto da vedere. Quindi faremo un'altra cosa. Ora, raga, facciamo queste misure qui che io già le ho provate e funziona sicuro. Prendiamo una normalissima riga o qualcosa di dritta che possiamo usare per battuta qui lungo lo sportello. Andremo a mettere proprio qui, lungo questo appoggio qui dello sportello, per avere una linea retta. Poi prendiamo un metro e andiamo a appoggiarlo così, proprio in questo punto qui, ragazzi, e fermiamoci qui a 29 centimetri. Ora, raga, prima di incollare il LED, puliamolo bene in modo che il biadesivo possa prendere bene. E asciughiamo. Qui dove c'è il segno rosso sono i 29 centimetri, che
che devono combaciare con la parte esterna del LED. Praticamente deve venire così. Questo, raga, dobbiamo fare queste misure abbastanza precise per poi far combaciare la parte magnetica che andremo a mettere qui. Quindi, se non abbiamo misure abbastanza precise, poi non accende. Eccolo qui, raga. Che poi, tra l'altro, ho visto questo biadesivo è abbastanza forte pure, quindi una volta incollato, sicuro non si stacca. Ora, raga, dobbiamo mettere il magnete, quest'altro pezzo che abbiamo messo prima, il biadesivo, che bisogna mettere qui su questo pezzo qui in plastica. Ovviamente, raga, non possiamo metterlo così, sarebbe bruttissimo da vedere. Quindi dobbiamo togliere questa parte qui in plastica, tanto è incastro, e la andremo a incollare sotto in modo che non si veda. Stacchiamo il pezzo in plastica. È tutto incastro, raga, è molto semplice da toglierlo. Vi consiglio di staccarlo da qui, da questo punto qua, per iniziare. Ok, e poi andiamo in avanti. Eccolo qua, raga. E poi possiamo alzare. E qui, raga, come vedete, questa è la parte di sotto del pezzo di plastica. Io già l'ho segnato, il posto esatto da andare a incollare il magnete è in questo punto qui, raga, vedete? Prendiamo come riferimento i tre punti di appoggio, sempre nella parte anteriore del pezzo in plastica, e andremo a mettere proprio in questo punto qui. Andiamo a togliere il biadesivo e lo andiamo a incollare qui. Eccolo qui, raga. Quindi abbiamo riferimento questo in questo punto qui. Ok, per rimetterlo stessa cosa, velocissimo, tanto è incastro. Ecco qui, troviamo inizialmente l'appoggio, eccolo qui, e andiamo a schiacciare e incastrare. Poi, raga, quando le dobbiamo ricaricare, andiamo qui, in questo punto qui, basta solo schiacciare leggermente, magari con l'unghia andiamo a forzare, ed eccola qui. Ok. E la mettiamo in ricarica. Questo, raga, per evitare il problema di portare i 12 volts qui nel pannello e passare i fili qui lungo quest'altro pezzo qui, questo tubo in plastica qui, perché poi per farlo funzionare a 12 volts, quindi con la corrente normalmente, dovremmo prendere la corrente sotto la plafoniera dove accendono praticamente le luci abitacolo e portare i 12 volts fin qui. Quindi, mentre con questi LED qui si fa molto molto prima, e il risultato, raga, è identico e preciso come se funzionassero normalmente a 12 volts. Ok, ragazzi, lavoretto già terminato. Ora andiamo a provare se accende. Chiudiamo lo sportello e poi riapriamo. Ok, ragazzi, perfettamente. Ora siamo in pieno giorno, non so se si vede, ma comunque la luce si è accesa perfettamente. Poi l'andremo a vedere anche di sera per vedere la luce che fa. Comunque funziona perfettamente, la luce è accesa e quando poi andremo a richiudere si spegnerà con il magnete sotto la parte in plastica. Ovviamente dall'altro lato stessa identica procedura.
Ok ragazzi, anche per questo video è tutto. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video!